55 secondi, Carmine Buccilli ha già fatto il vuoto, come vi dicevo è un atleta di livello nazionale e internazionale, 2 ore e 16 sulla maratona, 1 ora e 5 sulla mezza maratona, è sempre uno dei primi, Gabriele Lubrano e poi ancora con il numero 2 Silvio Lepore, poi ancora Christian Fois e poi ancora Gianluca Fanelli. Vediamo tutto il gruppo dei migliori, 11 Federico Baldi e poi il numero Saggi, vediamo transitare Davide Galeani, vediamo con il numero 43 Alessandro Cartuccia, poi un bel gruppetto con Roberto Paoli, Giuseppe Cognata. Vediamo tra gli altri con il numero 36 Giuseppe Aiello e intanto vedo della partenza, siamo al passaggio del primo giro, eccoli qua, vediamo il suo Bentivoglio,
e poi ancora con il numero 196 Marcello Spreca, che ha terminato la non competitiva, deve uscire dal circuito. Intanto Basile Pujol, tanto i primi della non competitiva hanno già concluso la loro fatica. Vedo deve passare un gruppetto all'interno del quale vedo Ottavianelli e poi ancora Ivano Scotti, poi Giorgio Cesarini e via via tutto il gruppo con Patrizio Gargiulo, Luciano Di Marco. Non ha passato tutto il suo casino. Vuoi mettere l'osso? Ale Davide! Intanto continuano i passaggi, vedo Massimo Maglietto, ancora Atleti al passaggio, quando il cronometro segna 13 primi 5 secondi, Claudio Furlan, Roberto Ercolani e poi ancora un altro gruppone all'interno del quale vedo Francesca Guerrini. Gianni Niccoli, Giovanna Governatori e poi ancora con il 168 Anna Maria Ciornei dei Liberi Podisti e poi ancora Manuela Macchioni e poi ancora Paolo Coppari, sempre Liberi Podisti. Forza ragazzi, forza! Dai altri 8 giri! Vai Giardo! Ciao Rambo! Intanto il consiglio da Matteo Sargolini, poi vedo Simona Orru con un gruppetto e poi vedo Miriam Mazzieri e intanto ancora Atleti al passaggio, Antonio Natteo, Francesco Legittimo, Azzelio Fani, Paola Martelli che conclude la non competitiva e poi ancora con il 220 Sabrina Vittorini. Avete finito, uscite dal percorso. Dai, che sei solo? Siamo a 16 primi e 37 secondi dal momento della partenza, quindi fra pochissimo li vedremo transitare qui davanti alla postazione microfonica Carmine Buccilli che sta facendo gara a sé. Intanto vediamo Natalina Bergantini che transita per il suo primo giro, così come con il numero 68 sta transitando. Lo vediamo impegnato, siamo a
18 primi e 3 secondi dal momento della partenza. 18 primi. Secondi di gara. Vediamo Giorgio Cesarini e con il numero 210 andiamo a individuare Giancarlo Lozzi del Bolsenafo, competitiva con Carlo Alcalzini e poi ancora con il numero Palabella. Diamo un'occhiata anche al cronometro, siamo a 23 primi, 19 secondi di gara, mentre vedo al passaggio gli amici dell'Airone Tolfa, tra i quali vado a individuare il numero 45, Federico De Martis, Aldo Ottavianelli, Patrizio Gargiulio, Luciano Di Marco, forza ragazzi, ancora passaggi, ancora andiamo a individuare con il numero 81 Luigi Pallottini dell'Atletica Di Marco, ancora arrivi per la non competitiva, ancora passaggi della gara competitiva, siamo a 23, 24 primi e 3 secondi. Andiamo al passaggio con il numero 103 Giovanni Colucci, intanto vediamo Sara Ferri, e la prima delle ragazze al passaggio al secondo giro, cercheremo di capire, io ho visto transitare, si sovrappongono, sta transitando Massimo Maglietto e poi vedo Tassarotti, Paolo Tassarotti e poi Claudio Furlan e poi vediamo Bianchi e poi vediamo con il 134 Mario Corrao e poi appunto, teniamo d'occhio il rettino finale mentre transita Francesca Guerrini, siamo a 26 primi e 43 secondi dal momento della partenza, quindi tra poco rivedremo transitare qui davanti alla postazione microfonica Carmine Buccini. Gianni Niccoli, Giovanna Governatori, siamo al passaggio e poi ancora con il numero 80 Mauro Basilico, eccolo qua Carmine Buccilli al passaggio al terzo giro, 27 primi e 20 secondi, mentre Emanuela Macchioni in compagnia di Cernao al time di ormai eccezionali con 2:16 sulla maratona, 1:05 sulla mezza maratona, siamo a 28 primi e 40 secondi dal momento della partenza. Giuseppe Cristofoli, Simona Orru, Miriam Mazzieri, Antonio Matteo, questo è il gruppetto. Intanto vediamo con il numero 2 Silvio Lepore, 17, andiamo a individuare Pasquale Di Chirico, Pietro Marino, tanto Granella al passaggio del terzo, Christian Fois, record di 36.24. Ricordo che anche Gioacchino Isimirimana ha partecipato alle Olimpiadi di Atene nella maratona, le Olimpiadi vinti dal nostro Baldini, dal nostro Stefano Baldini, quindi anche Gioacchino Isimirimana era atleta di livello internazionale. Intanto passano Roberto Paoli, Stefano Martelletti, qualche metro dietro Giuseppe Cognata, quando il cronometro si allinea 31 primi 54 secondi
dal momento della partenza. Vi ricordo, teniamo d'occhio il cronometro. Sole, attenzione alla cassa. Via da qui! Vediamo Federico Orlando, c'è l'arrivo del primo. Dovete andare sulla vostra destra, dovete lasciare libera la vostra destra, ragazzi! La vostra destra, dovete lasciare libera la vostra destra! Lasciate libera la sede stradale sulla vostra destra, ragazzi, dovete lasciare libera la sede stradale sulla vostra destra. La vostra destra deve essere libera. Lasciate libera questa parte per fare modo, per dar modo ai giudici di prendere l'arrivo. Mettetevi dalla parte opposta. Ormai ci siamo, manca pochissimo al termine di questa 33esima edizione del Divi Città. Il cronometro segna 34 primi e 42 secondi di gara. Cerchiamo di capire se Carmine Buccilli, che domenica sarà impegnato nella maratona di Rotterdam. Andiamo ad incitare Carmine Buccilli mentre transita Carlo Calzini ed altri due atleti quando il cronometro segna 34 primi. Ormai 35 primi e 3 secondi, vi ricordo sempre il record 36 e 24, transita Lucia Barbosa. Transita Patrizio Gargiulo e poi ancora con il numero 58, teniamo sempre d'occhio il rettilineo finale. Carmine Buccilli, vi ricordo, siamo a 36 primi, siamo in questo momento siamo a 36 e 27, quindi Carmine Buccilli è riuscito a battere per pochissimo il record della manifestazione, eccolo qua, qua è ultimi metri per Carmine Buccilli che termina in 37 primi esatti. Certificato tranquillamente, vediamo in seconda piazza chi andrà ad inserirsi, ovviamente come sempre tra Carmine Buccilli e il secondo c'è un po' di spazio, sono già trascorsi un primo e 53 secondi dal di Carmine Buccilli, ancora no. Vediamo Zarelli davanti a Gabriele Lubrano. Per l'ultimo giro continuano gli arrivi della non competitiva. Tutto questo è il Divi Città, passaggio per Rosa Berni. Guardate quante persone su Viale Garibaldi questa mattina qui a Civitavecchia. Siete oltre 2000. Ragazzi, forza Giovanna, forza Gianni. È l'ultimo. Bravo Federico Ubaldi che termina la sua fatica. Oh, imbuto! Una domenica Roberto Paoli, è stato Marco Ietti, la scritta di Paolo Roberto Paoli, mentre per tutti gli altri ancora con il numero 13 conclude Davide Galeani, mentre dall'altra parte anche questo è il vinto con il numero 102 Angela Colucci. Ancora passaggi, ancora arrivi per gli amici della non competitiva che hanno capito il senso della manifestazione. Andrea qua. Conclude Dorazio, mentre ancora un giro per Andrea Vani e Simona Orru. Foro, ci sono gli atleti che sono arrivati, non trovano il ristoro. Cortesemente gli organizzatori o lo comunicano a me e io a mia volta lo comunico agli atleti, oppure si rendono disponibili per... Eccolo qua, con il numero 39, penso Bentivoglio. La decima battuta,
Giancarlo Vallini, mentre Giancarlo Lozzi conclude la sua fatica alla gara competitiva, perfetto, con il numero 53 conclude Marco Fontana della Bruno Tolpa. Mi auguro che sia stato risolto il problema del Carlo Calzini, arriva così come arriva il numero 176 Fabrizio Fausto Fiorucci e poi ancora con il numero 238 Alberto Fracassa. Arrivo per Dotta Vianelli quando il cronometro segna 47 primi e 17 secondi da Fabrizio Gargiulo. Quindi anche questa è Vivicità, Ivano Scotti, guardate che immagine bellissima, tante persone, tanta gente che partecipa alla passeggiata non competitiva, sono raccomandati e vabbè, non è un problema. Davanti al traguardo con la bicicletta al massimo, Arrivi mentre la non competitiva arriva dentro l'imbuto, arriva dentro l'imbuto, chi arriva dentro l'imbuto, ovviamente chi è già arrivato deve togliersi il pettorale e non ritornare nuovamente sotto l'arrivo, chi è già arrivato deve togliersi il pettorale. Arrivo per Roberto Martelli, ovviamente ho perso di vista anche la gara femminile, credo che Sara Ferri se la giudicherà, vediamo, intanto vediamo con il 149 Walter Michesi. Giudica la 33esima edizione del Vivicità, Sara Ferri! L'avevamo, poi l'abbiamo recuperata quando il cronometro segnava 49 primi e 40 secondi dal momento della partenza. Sara Ferri, la vincitrice della 33esima edizione del Vivicità. Intanto termina anche Paolo Tassarotti, Daniero e Claudio Furlan, Airone Tolfa. Forza ragazzi, agli ultimissimi metri con il 129 Paolo Pesci, Atletica Marta, conclude la sua fatica, il cronometro 50 primi e 35 secondi dal momento della partenza, l'arrivo per il 112 Fabrizio Di Cosimo. Ancora arrivi, ancora un giro per chi sta transitando in questo momento. Arrivo dentro, attenzione, giù il fondo, arriva dentro l'imbuto, togliersi il pettorale, Massimo Maglietto, presidente della WISP provinciale di Viterbo, arrivo con il numero 82, Vincenzo.